Buongiorno a tutti, io sono Irene Pugliatti, CEO di Eligue Voting, che è una piattaforma per il voto all'interno di tutte le organizzazioni pubbliche e private che per legge devono svolgere tanti processi elettorali o assembleari, e quindi Eligo permette lo sviluppo di questi processi in modo digitale semplice. E oggi con me abbiamo la possibilità di approfondire un contesto in realtà molto interessante perché è il primo con cui ognuno di noi si il primo contesto democratico con cui ognuno di noi si confronta, che è proprio quello della scuola. Quindi sono molto contenta di potervi presentare Vincenzo Miricola, che è il responsabile per la gestione informatica del Liceo delle Scienze Umane Vittorino da Feltre, che usa Eligo ormai da tempo e quindi oggi è un'ottima occasione per presentarvelo, per raccontare anche quali sono i casi d'uso nelle scuole. Quindi partiamo proprio da lì. Benvenuto Vincenzo, ti chiedo quali sono, per Buongiorno. che cosa viene usato Eligo, buongiorno, e per che cosa viene usato e con quali anche tempistiche durante l'anno. Allora, intanto buongiorno a tutti. Quello che insomma, mi fa piacere partecipare a questa intervista perché la motivazione che ci ha portato ad utilizzare Ligo è scaturita purtroppo da una necessità conseguente al momento del Covid. Quindi, se vogliamo dire alcune abitudini purtroppo impostaci dal Covid, ce le siamo portate. Quindi è una delle cose positive che ci ha regalato questo periodo, strano periodo della vita. Eligo lo utilizziamo a scuola in diverse occasioni. Nella fattispecie lo utilizziamo per fare dei collegi docenti, ad esempio, dove vengono le opzioni insomma, del giorno vengono ratificate attraverso Eligo dopo insomma, un meet che si fa fra tutti i docenti con la dirigente. Il del collegio docente, ad esempio, è uno. Un'altra occasione di utilizzo di Eligo è quando c'è un consiglio d'istituto. E quindi la giunta si riunisce sempre attraverso chiaramente da remoto con piattaforme come Meet o Teams e ratifica poi tutte le decisioni prese attraverso la votazione. Chiaramente queste votazioni sono preparate a monte da chi amministra la piattaforma, nella fattispecie nella mia scuola l'amministro io, quindi vengono preparati gli ordini del giorno e votati. Questi sono due degli esempi, ad esempio, che noi utilizziamo per la scuola, ma ce ne sono anche altri, chiaramente. Un altro importante di esempio che noi utilizziamo è quello degli scrutini. Sono tutte procedure che un tempo, veramente ancora tutt'oggi, molte scuole le fanno in presenza. Ma noi abbiamo optato per uno svolgimento degli scrutini che avviene due volte l'anno, evitando chiaramente a tutti i docenti di doversi trattenere a scuola o comunque muoversi anche da distanze non indifferenti, perché molto spesso la gente vive anche molto lontana dalla scuola e quindi in assoluta libertà possiamo fare questi scrutini da casa, in buona sostanza, sempre col solito In sistema. che senso questo mi interessa, ti faccio una domanda proprio su questo perché non tutti usano Eligo per gli scrutini. Proprio praticamente come gestite gli scrutini con Eligo? Sono curiosa. Allora, diciamo che prima dell'ultimo CCNL, l'ultimo contratto, dove hanno precisato che alcune procedure devono essere necessariamente fatte in presenza, non c'era nessun tipo di problema. Gli scrutini, in buona sostanza, sono un momento chiaramente di sunto della scuola, di quello che si è fatto durante i quadrimestri e vengono verbalizzati dai docenti.
C'è quindi il profitto che l'allievo ha conseguito nei primi 4 mesi, si tira la somma, insomma, si vede qual è il punto, a che punto si è. Questo nella prima fase. Poi la chiusura del quadrimestre è quella che poi porta diciamo, al risultato finale. Gli scrutini vengono fatti dai docenti, dal consiglio di classe, che si riunisce nel nostro caso, si riunisce in modalità sincrona con sistemi come Teams o Meet, e chiaramente la piattaforma indice, insomma, cioè, organizza una votazione affinché sia ratificata, insomma, la decisione del consiglio di classe. Dalle ultime direttive che sono arrivate dal Ministero, c'è stata una piccola modifica, nel senso che hanno richiesto che queste decisioni importanti siano comunque verbalizzate, e quindi firmate materialmente dai docenti. Noi abbiamo superato, diciamo, questa procedura, comunque poi raccogliendo i verbali in un'unica giornata di scuola, quando i docenti vengono a scuola e firmano tutto. Però tutta la procedura degli scrutini, comunque, che non è una cosa indifferente, la facciamo via web e con Enrico. Anche quella, insomma, è una delle procedure che noi portiamo a termine in questo modo. E mi limito solo a questi tre casi, ma in realtà, specialmente nel periodo del Covid, con Eligo abbiamo fatto elezioni di rappresentanti di classe, rappresentanti di istituto, rappresentante dei genitori, perché chiaramente la piattaforma concede questa possibilità, chiaramente in base alle caratteristiche della piattaforma. Bisogna avere utenti per alcune migliaia di persone, ovviamente. E nel periodo del Covid, queste sono operazioni che noi abbiamo fatto tranquillamente, facendo eleggere poi i vari rappresentanti attraverso la piattaforma Eligo, che garantisce dal punto di vista della sicurezza il voto. E, diciamo, io personalmente l'ho verificato che non si ha nessuna conoscenza degli interlocutori, nel senso, c'è una rubrica nella quale tutti sono registrati, ma la semplice password di accesso è riservata essenzialmente a chi utilizza la piattaforma, cioè l'amministratore non ha nessun accesso alle informazioni sensibili, diciamo. Assolutamente, grazie per questi esempi sicuramente molto interessanti perché non si tratta solo di elezioni, anzi le elezioni le abbiamo nominate per ultime, ma proprio degli elementi della vita di un istituto di formazione. La domanda che mi viene forse che molti si fanno è sempre che, anzi più spesso ci viene fatta è ma quanto è difficile? Cioè quanto per voi è stato, com'è stata l'esperienza iniziale di implementazione, però diciamo c'era il Covid, quindi bisognava un po' tutti ci siamo dovuti organizzare, però successivamente dopo, quindi com'è stata l'esperienza di voto, quali sono stati i benefici, ma anche eventualmente se ci sono state delle difficoltà, non solo da parte di chi organizza, ma anche da parte di chi partecipa. Oh, diciamo che abbiamo fatto di necessità virtù, perché chiaramente il problema del Covid, ci siamo ritrovati a dover affrontare queste cose. Ovviamente c'erano anche altre soluzioni, ma non erano all'altezza di Eligo. Tanta gente ha utilizzato i moduli di Google, per dire, ma sono moduli che hanno il tempo che trovano, insomma, cioè possono essere, cioè un modulo di Google può essere rivotato 1.000 volte. Quindi l'attendibilità era pressoché nulla. Una ricerca ci ha portato a trovare Eligo, col quale noi poi abbiamo sviluppato queste votazioni. L'impatto iniziale è stato chiaramente, come in tutti i contesti, dove c'è chi è più portato alla digitalizzazione, chi meno, è stato, insomma, buono nella media. Alcuni avevano difficoltà, ma difficoltà che avevano non con la piattaforma, ma proprio difficoltà digitali. Però, diciamo, piano piano hanno acquisito le conoscenze per procedere tranquillamente a votare,
insomma, ad accedere, a fare tutte le operazioni che poi non sono semplicissime. Ed oggi chiaramente è un valore aggiunto, perché difficilmente si tornerebbe indietro, perché la comodità di poter fare tante operazioni da casa, cioè, non è una cosa indifferente, specialmente quando si vive anche nelle grandi città. Muoversi in una grande città è più complicato che muoversi in due centri distanti 20 km, non so, muoversi dentro Milano, ad Certo. esempio, è più semplice muoversi da una città all'altra che dentro Milano. Quindi, di conseguenza, questa, diciamo, nuova procedura ha avuto il beneficio di tutti. Ho capito, molto interessante. L'ultima domanda che mi viene da farti è, visto che ormai il liceo utilizzate il LIGO ormai da tempo e l'avete applicato appunto come ci ha raccontato in tanti processi diversi. Visto che appunto adesso inizia il momento in cui le scuole iniziano a capire se utilizzare una piattaforma come LIGO o meno, secondo te, perché una scuola dovrebbe scegliere di utilizzare una piattaforma digitale? Cioè, consiglieresti a un collega di un'altra scuola, avvicinati a soluzioni come LIGO e LIGO stessa, se hai quali caratteristiche, se hai quali necessità secondo te? Beh, innanzitutto parliamo tanto di ambiente, no? Di benefici per l'ambiente, inquinamento, spostamenti. E voglio dire, Eligo ci consente già di evitare un sacco di spostamenti. Cioè, il fatto di non dover tornare a scuola e quindi mettere in moto milioni di persone che si muovono per andare a fare gli scrutini, i Certo. collegi docenti. Voglio dire, parliamo di ambiente, che può essere anche una motivazione valida quella di andare a favore dell'ambiente se riduciamo la mobilità. E quindi Eligo sicuramente è una piattaforma che ci dà questa possibilità. La facilità di utilizzo, che nel campo dell'informatica è importantissima. Una cosa funziona se è facile. E Eligo è facile, assolutamente. È molto intuitiva, è semplice da gestire, fare, non so, un sondaggio. Ecco, di sondaggio non ne abbiamo parlato, ma Eligo consente anche di mettere su dei sondaggi con tutti gli utenti registrati, o comunque con tutti gli utenti che poi noi andiamo a inserire attraverso i nostri elenchi. Consente di fare anche dei sondaggi su, non so, alcune decisioni prese dalla scuola per fare una determinata cosa. Quindi è una piattaforma che consente più funzioni e non si potrebbe non consigliarla. Ecco, chi sta nel mondo della scuola e anche della formazione, perché ho esperienze anche di formazione professionale, è sicuramente una. Sono istituti più o meno simili nelle procedure alle scuole, quelli riconosciuti ad esempio dalle regioni, no? È sicuramente uno strumento che all'interno anche di quelle realtà potrebbe andare bene, anzi andrebbe benissimo, assolutamente. Quindi non si può non consigliare. Non mi pagate per dirlo, è una cosa che No, no, assolutamente. praticamente lo dico perché ci tengo, perché per me Ligo è stata una scoperta personale, è stata, diciamo, l'input del dirigente a dirmi, che mi disse cerca una soluzione che ci consenta di fare questo, e quindi l'ho scoperto da solo, e quindi ci tengo per questo motivo, solo per questo. Che bello, assolutamente. Sì, ci tengo a dire che sono chiacchierate informali che veramente vogliono tirar fuori casi d'uso. Secondo me, un elemento importantissimo che è venuto fuori dalle tue parole è una cosa in cui noi crediamo tantissimo, cioè Eligo ha la licenza di Eligo prevede votazioni illimitate, esattamente per questo motivo. Perché noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo fare in modo che le persone e le organizzazioni che le usano non lo usino solo per l'elezione degli organi, ma trovino tantissime iniziative di partecipazione, di decisione, che magari non è voto, necessariamente voto segreto, oppure lo è, però non è un'elezione vera e propria, diciamo così, però la digitalizzino.
E quindi questo è proprio l'obiettivo di Eligo ed è il motivo per cui le nostre licenze hanno le votazioni limitate. Quindi sentire che davvero siete riusciti ad applicarlo in tantissimi processi, e ripeto, le elezioni è l'ultimo che hai citato, è veramente l'obiettivo che ci poniamo. E un'altra cosa secondo me interessante è che ho percepito che appunto è un tema sì, di partecipazione, ma anche proprio di processo. Quindi dire avere una soluzione che ti dà sempre gli stessi report fatti nello stesso modo, puoi utilizzarli per archiviarli, quindi tutte le decisioni sono prese in un modo che è uguale per tutti. Penso che anche questo possa essere, al di là del voto in sé, c'è anche la parte di processo che cerchiamo di sempre Assolutamente di. sì. Poi la piattaforma nell'ultima versione è migliorata in alcune cose rispetto alla prima versione. Chi la utilizza e chi utilizzava quella precedente se ne è accorto, insomma. La cosa che ci terrei a dire è che chiaramente questo è possibile perché noi abbiamo un dirigente, la professoressa Alessandra Larizza, che è una persona, è una visionaria, quindi è una persona che guarda molto in avanti e ci ha consentito anche di attuare questi processi perché è lei che ci crede. Chiaramente, grazie anche alla collaborazione mia e di altre persone, queste cose si riescono a mettere a frutto. Purtroppo non tutte le scuole hanno questa visione, però bisogna farglielo capire essenzialmente, bisogna spiegarlo. E quindi E forse siamo qui per capirà. questo. Quindi, insomma, un particolare grazie al dirigente, assolutamente. Assolutamente, assolutamente, bisogna avere una visione comune che parta dal dirigente stesso. Bene, Vincenzo, grazie mille Va bene. per il tuo racconto e ecco, davvero per averci dato questi elementi che neanche io devo dire conoscevo in dettaglio, molto interessante, davvero. Va Grazie. bene.